Qui siamo a Canelli, la patria dell'asti spumante, nato nel 1865, tanta roba. Qui ci sono le cattedrali sotterranee da cui è partito tutta l'idea della candidatura dei paesaggi vitivinicoli. Ma si sposa bene l'asti spumante con il risotto? Ah, perfettamente, col risotto al gorgonzola che ha il gusto del formaggio che con l'asti spumante a base di uva moscato bianco è perfetto. Giancarlo della Proloco di Canelli, vi abbiamo tirato in causa perché c'era un signore che stava mangiando un buon risotto al gorgonzola, lo fate voi? Gorgonzola, sì, è un piatto che abbina alcuni prodotti del territorio. Il Piemonte ha diverse cose buone, abbiniamo l'asti secco perché viene mantecato con l'asti secco e con la granella di nocciola trilobata nostra. Cosa prepariamo qui? Allora, qui abbiamo degli gnocchetti al castelmagno. Castelmagno che è fuso, cioè lo facciamo cucinare con della panna, lo asciughiamo finché è bello amalgamato. Dopodiché lo mettiamo in gnocchetti. In questo caso questi qua sono delle chicche di patate. I gnocchi sono molto più grandi, ma la stessa cosa alla fine. Poi li serviamo con un ristretto di barbera. Il ristretto di barbera, la nostra barbera viene cucinata per 4 ore. Mettiamo dello zucchero, un pizzico di sale e un po' di pepe per dargli un po' di gusto. Questa sera a Canelli, se no a Castagnole Lanze, all'Oca Giuliva. L'Oca Giuliva, giù vicino alla stazione, lo so perché ci sono già venuto. Okay. So, in English, everything else. Ok, in English, ok. Tonight we are serving gnocchetta al Castelmagno. Castelmagno is a creamy cheese. And it's served. Two versions. Okay, and it's served with a reduction of Barbera wine, which is cooked for 4 hours until it's nice and thick. That then is poured on top of the gnocchi, which gives, you know, a very nice taste. Okay. La Proloco di Castagnole supporta questa, diciamo, Canelli con che piatti? Il piatto più classico e semplice, diciamo, di una volta, che è la somadai, che non è nient'altro che la crosta del pane, quindi si prende proprio la mica, si taglia in quattro, sulla crosta viene sfregato l'aglio fresco, in questa maniera qua, poi una spennellata di olio e un pizzico di sale. L'altro invece è la classica bruschetta, quindi pane tostato e poi il pomodorino proprio a quadrettini piccoli piccoli viene condito con l'olio, il sale e il basilico, che è il personaggio principale della bruschetta. Tutto qua, molto semplice, ricorda molto i sapori di una volta, perché tanti ci dicono: ma che bello, mio papà faceva colazione con la somadai, e quindi riporta un attimo all'infanzia e a questo sapore anche retro.